la stessa Valente mi sembra un po' in difficoltà perché prima con una dichiarazione roboante si è dichiarata parte lesa. Adesso leggiamo che è stato il marito, il compagno, non so che non conosco la situazione familiare della Valente, comunque la persona che poi l'ha accompagnato anche da Romeo in piena campagna elettorale, oltre che venendo a fare le liste, che pare sia stato lui, non so, l'artefice di questo. Io lo trovo soprattutto squallida, grave e deprecabile la vicenda. Poi sugli esatti contorni spetterà alla magistratura farli. Credo che faccia bene la Valente, chi l'ha sostenuta, ad assumersi responsabilità politiche di quello che sta emergendo. Non mi sembra sicuramente parte lesa. Poi sapete, questo è un paese strano. È un paese che va dai politici che si sono trovate case senza saperlo, no? Vi ricordate, Scajola si è trovato a un certo punto una casa, e io ho una casa ma non lo so. Non lo so. Mo scopriamo che ti fanno le polizze a vita, ti alzi un giorno all'improvviso e ops, non sapevo di avere una polizza a vita. Magari ci stanno anche persone che si trovano a fare una campagna elettorale senza sapere chi sono i candidati con cui fare la campagna elettorale, quindi è chiaro, un quadro, un episodio diverso dall'altro, ma tutti e tre, diciamo, non proprio encomiabili sul piano della questione morale, diciamo così. Voi invece in campagna elettorale siete stati costretti ad escludere alcuni registrati, un po' molti. Guardate, il discorso è un altro, può capitare, cioè qua nessuno, io non sono tra quelli che dico io sono il maestro di come, cioè può capitare a un errore, io l'ho detto anche nelle prime dichiarazioni, può capitare che accada qualcosa, però il modo con cui approcci di fronte a una vicenda di questo tipo, il fatto di aver subito dichiarato, essersi dichiarata parte lesa quando poi evidentemente si è capito perfettamente che così non era, tant'è che le liste le ha fatte la persona che a lei è più vicina, ti fa capire che evidentemente è stato, cioè, un'attività, diciamo, volontaria, non è un fatto casuale. Quando si fanno le liste si hanno delle difficoltà sul tema della moralità, perché ci sono le autocertificazioni, dove le persone si assumono la responsabilità, per esempio di dire che non hanno procedimenti penali, poi tu li devi verificare, cioè sono tante cose. Io, sapete, ormai ci conosciamo, io sono perché ogni vicenda deve avere la sua storia ed è difficile mettere su questi temi una regola di carattere generale. Allora, se qualcuno viene inserito a sua insaputa nelle liste è un fatto deprecabile. Altro tema, per esempio, sul quale c'è un dibattito nel paese, che adesso ho visto anche i 5 Stelle sono ritornati sulle loro posizioni, e se uno per esempio ha un procedimento penale o ha un precedente. Questo è un altro tema, per esempio, dove io sarei più elastico. Tu avevi un procedimento penale perché hai fatto una cosa che non è particolarmente deprecabile a fare politica, può capitare a tutti, aver fatto, che ne so, avere un incidente stradale, aver fatto una manifestazione, aver commesso un errore della vita, no? Noi abbiamo Gaetano Di Vaio che fa produzioni cinematografiche, lui oltre ad essere un pregiudicato è anche interdetto addirittura dai pubblici uffici. Allora, secondo i canoni tradizionali lo dovremmo escludere per sempre da un attivismo politico? Io direi di no, che lui ha dimostrato di aver detto io ho sbagliato nella mia vita, adesso sono un altro uomo, anzi. È un bel esempio, bollare per sempre non va bene. Qua invece ci troviamo di fronte a una cosa più speciosa perché ha degli artifici che poi possono diventare determinanti per una vittoria elettorale. Come è stata scoperta, cioè c'è stata, come ricordava Mucella, una inchiesta giornalistica che ha fatto venire fuori questa cosa, ma altrimenti poteva anche capitare che non ci accorgevamo nemmeno di nulla. E magari la Valente ha perso le elezioni, però poteva anche vincerle magari perché comunque tu per poter presentare una lista devi raggiungere un minimo di persone da candidare. Però attendi, prima i cinesi, poi la monetina per le primarie. Secondo Azzi, mi potete dare atto che io forse. Avete degli No, io forse no, io forse alleati? sono diventato sindaco con questo. Cioè, in che senso? Non è solo una battuta, un ragionamento. No, Ricorderete che la mia infatti no. candidatura a sindaco 5, 7 anni, 6 anni fa non era proprio ipotizzabile. Si cominciò a discutere della candidatura di Luigi De Magistris, si fecero prima ancora altri nomi, perché era venuta fuori quell'immagine delle primarie del Partito Democratico a Napoli. Dopo 5 anni ci siamo ritrovati in campagna elettorale esattamente le stesse immagini, si è passata appunto alle vicende che ricordavi tu prima, alle vicende che guardate voi prima, alle vicende poi recenti di Cozzolino, adesso le liste. Tema della questione morale in generale, per esempio in quella campagna elettorale ricorderei anche il tema Romeo del patrimonio immobiliare, come fu utilizzato, no? Ce lo ricordiamo.
le dichiarazioni della Valente, poi scopriamo anche qui, grazie a un'inchiesta in questo caso della magistratura, che Mola e Valente sono andati in piena campagna elettorale da Romeo, e Romeo insomma non è che uno può dire non so chi è Romeo. Romeo è il centrosinistra, Iervolino e quindi anche Valente affidarono un combat service con tutte le modalità e le situazioni che conosciamo, e poi in piena campagna elettorale, dopo tutto quello che c'è stato, si scopre che si va a chiedere evidentemente il sostegno elettorale, poi addirittura si legge che è stato fatto altro, quello non sappiamo i contorni, però insomma evidentemente poi andiamo a vedere anche quello che è stato fatto da altri in campagna elettorale, l'abbiamo anche denunciato, insomma c'è chi ha cercato di non giocare con le armi della democrazia e della dialettica, ma in modo assolutamente sporco.